Con noi Chiara Raggi, buongiorno! Ma buongiorno! Buongiorno, bentornata! Grazie, il pezzo di prima mi pareva un po' sì. Vedi, benissimo. È sempre bello quando torna Chiara, perché così almeno possiamo anche, insomma, uscire un po' dalle solite cose. Chiara è tornata dopo... Da quant'è che non vieni a farci allora, a trovarci? Allora, ho fatto la chiusura... Di Tempo Reale, quindi da giugno. Però non venivo da un po' prima. Sì, purtroppo c'è stato quello che c'è stato. Chiara è con noi questa mattina, oltre che, insomma, per raccontarci un po' delle cose, dei suoi progetti futuri, ma non solo, anche di quelli presenti, perché soprattutto questa sera si esibirà molto vicino alla nostra sede, praticamente al piano terra, perché siamo all'interno degli eventi di E la chiamano Rimini. Sapete che noi siamo media partner di questo lungo ciclo di eventi che appunto prendono tutta l'estate della nostra città. Questa sera alla Corte degli Agostiniani alle 21:30 si esibirà, non solo, non ci sarai solo tu con gli ospiti che poi, insomma, ci introdurrai, però insomma insieme a te, anzi prima, c'è appunto lo spettacolo di Alberto Bastianelli, quindi due concerti, due situazioni musicali a partire dalle 21:30, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40, qui praticamente sotto la radio. E Chiara, dai, allora raccontaci un po' questo concerto di questa sera, perché ho letto cose mirabili. Dove le hai lette? Allora, abbiamo i nostri. Sì, dunque, il concerto di questa sera è Cantautrice che racconta i progetti futuri. Ah, meraviglioso. Mi sei mancato molto, Matteo Munaretto. Allora, questa sera sarà il concerto della mia ripartenza. E questa è per me la cosa più importante, nel senso che non salgo su un palcoscenico dal 6 di febbraio, che ero al Teatro Arcigliuto a Roma, e quindi sono passati quasi 6 mesi. Sono molto felice che la ripartenza sia dalla mia città, sia da un posto meraviglioso, una cornice incantevole come quella della Corte degli Agostiniani, che anche se vedremo un pochino più spoglia di pubblico, comunque sarà, diciamo, un luogo, insomma, me lo immagino molto accogliente, come spero sarà accogliente il pubblico nei confronti di questo concerto. Io sarò in quartetto con la band che suona con me ormai da 5 anni, quindi la mia famiglia musicale: al pianoforte e tastiere Massimiliano Rocchetta, alla batteria Michele Iaia, al contrabbasso e basso elettrico Piero Simoncini. Io suonerò voce e chitarre. Perché suonerò sia l'acustica che negli ultimi 2 anni ho questo trip dell'elettrica. Si dice trip, vabbè. Sì, si dice bello. Questo viaggio dell'elettrica, che suono però a modo mio, come se fosse una chitarra classica. Quindi succede una cosa abbastanza. Che bello. E quindi così, insomma, sono molto contenta, sono molto emozionata, stanotte ho anche dormito poco, cioè un'emozione molto bella. Eh sì, perché immagino che, insomma, per un artista stare fermo per ovvi motivi in questi mesi, certo. Che emozione è poi quella di pensare di tornare sul palco dopo così tanto? Ma un po' come la sensazione come se dovessi fare il primo concerto davanti a delle persone. Dall'altra parte so benissimo che quando salirò mi renderò conto che è 20 anni che faccio questo, forse un po' di mestiere c'è, però ecco, ho quell'emozione bella, quella che poi di solito spero si tramuti in un po' di magia, speriamo, certo. No? E quindi parlerò poco e cercherò di suonare molto, perché comunque ho 40 minuti. Sarà molto contento Michele Iaia, perché io di solito parlo molto durante i concerti. E invece lui vuole suonare. Cioè, racconto un sacco di cose, lui si annoia, tutti quelli che io chiamo i miei pistolotti emotivi. E quindi ci sono delle volte che mi fa tipo per dire: come dai, dire, Chiara, dai, su, riprendiamoci. Oh, quanto hai parlato stasera? In questo concerto di questa sera cosa proporrai? Allora, proporrò canzoni dai miei dischi precedenti, quindi da Molo 22 e da Disordine, e farò anche qualcosa del disco nuovo che uscirà alla fine dell'anno. Questa è un'anticipazione. Sì, un'anticipazione, è il mio quarto album, sono molto felice, anche perché è un album che è pronto da un po', quindi cercavo una casa giusta, la casa giusta l'ha trovata, e quindi
sono molto, molto contenta. Bene, molto bene, molto bene. Per cui un concerto sicuramente molto interessante, quello di questa sera, lo ricordiamo, via Cairoli 40, Corte degli Agostiniani, cornice bellissima, insomma, per insomma, uno dei progetti che stanno dentro il grande progetto e la chiamano Rimini. Io però da te vorrei sapere qualcosina di più, insomma, tipo, non solo sul concerto di questa sera, insomma, mi hai appena detto che esce questo album nuovo, ma questi mesi, ad esempio, di chiusura, di lockdown, un artista come li vive, come si scrive, si porta avanti col lavoro, si lascia prendere un po' anche dal, perché come è successo a me, insomma, il primo mese me lo sono proprio, la depressione mi ha un po', invece non so, magari un artista reagisce in altro modo. No, allora io direi che la depressione non mi ha colta. Molto bene, questo è molto positivo. Questo è un punto di partenza iniziale. Sì, la prima settimana è stata abbastanza scioccante, per il fatto che io ero in partenza in realtà per 12 concerti in Europa, dovevo essere in questo momento a Montreal, quindi insomma ho avuto un cambio di programma, oltre chiaramente alla preoccupazione per un'emergenza sanitaria, quindi per la vita delle persone, anche dei miei cari, cioè, ho avuto proprio un attimo di lockdown mentale, certo, la infatti, prima settimana, sì. Dopodiché ho cominciato a cercare di prendere la cosa con la massima serenità possibile, per quanto fosse possibile, nel senso che comunque io avevo un tetto sulla testa, avevo la possibilità di godermi il tempo in una maniera completamente diversa, no? Arrivavo da mesi in cui avevo corso moltissimo, da settembre al 6 febbraio appunto non mi ero fermata, quindi ero ferma 20 giorni perché stavo allestendo un nuovo spettacolo, quindi ero a casa e poi non sono potuta ripartire. Le prime settimane ero un po' girata sugli orari, non so se è successo sì, anche a te. Sì, è successo anche a noi, sì, sì. Cioè che andavo a dormire molto tardi e mi svegliavo molto tardi. Dopo ho preso un po' anche, diciamo, un regime un pochino più sostenibile anche lì, quindi mi sono presa molto cura di me stessa, cucinandomi delle cose molto buone. Ah, che bello. E molto sane anche, ho scoperto di avere un pollice verde, che vedi, io pensavo di averlo nerissimo. Quindi è stato molto bello, curo anche adesso le mie piante, ogni mattina apro le finestre, controllo, allora tu basilico come stai, ci parlo, cioè sono proprio fulminata in questo senso. Ma bisogna parlarci con le piante, anche con quelle che poi usi per cucinare. Sì, guarda, vabbè. C'è una salvia che mi ha dato tanto dolore ultimamente, però secondo me è proprio nata un po' sfortunata, così, cioè, non è stata colpa del mio pollice verde, insomma. Per quello che riguarda la scrittura, non ho scritto assolutamente niente. Vedi, io pensavo che, come è successo, non so, a Gabbani, Diodato, tantissimi altri, no? Magari qualcuno usa questo momento anche per buttare fuori le cose che allora, ha. Allora, parlando con i colleghi che non sono Gabbani, Diodato, no, vabbè, adesso ho fatto due nomi. No, ma nel senso, parlando con i colleghi, per dirti, con i Meristema, che voi conoscete, sì, bene, sì, eccetera, sì, certo, eccetera, in realtà è stato, cioè, per molti è stato difficile riuscire a scrivere, anche perché secondo me per riuscire a restituire in una maniera che non sia adolescenziale, passami il termine, sì, o comunque che non sia lo sfogone di un momento, riuscire a restituire attraverso una canzone quello che abbiamo vissuto, secondo me ancora adesso non ci stiamo ben rendendo conto. Certo. Nel mio caso ci vuole un po' di tempo, quindi mi aspetto che magari tra mezz'anno possa forse diciamo che stai ancora elaborando. Sto ancora elaborando, ti dico la verità che in realtà in quarantena ho suonato molto per la gioia di suonare, ho recuperato questa dimensione. Ho visto, abbiamo partecipato. E invece non ho scritto nulla. Nelle ultime settimane, ti direi quasi giorni, mi sta tornando un po', vedi, tra le dita la voglia di prendere la penna in mano. Però io su questa cosa della scrittura non ho mai avuto una smania, nel senso che ci sono dei momenti in cui scrivo moltissimo. L'album che uscirà a fine dicembre l'ho scritto in 2 mesi, 3 anni fa,
quindi l'anno scorso ho scritto tantissimo perché ho fatto dei lavori come autrice, quindi era proprio, cioè, in senso lavorativo anche scritto. Il fatto di non scrivere non mi turba affatto. Molto bene, ma l'artista deve ovviamente seguire quello che è la sua inclinazione, ecco, per cui ci può stare questo ed altro. Mettiamo un disco e poi con Chiara continuiamo a parlare, perché insomma di cose da dire e di progetti passati, presenti, futuri ce ne ha veramente da regalare. Per cui mettiamo Gue Pequeño adesso con Saigon e poi continuiamo a parlare con Chiara Raggi, ospite qua oggi con noi a Mattinata in Blu Estate. Saigon con Gue Pequeño, Chiara Raggi ancora con noi per raccontarci un po' questa estate e non solo, perché diamo uno sguardo anche sul medio termine. Intanto so che c'è un importante appuntamento tra una decina di giorni, 15 giorni, giusto? Sì, praticamente il 21 di agosto. Certo. Nel meraviglioso cortile del castello della Rocca Malatestina di Verucchio farò il One Femina Show di e con Chiara Raggi, che fa molto ridere. Beh, però. Che è un concerto in cui, indovinate, canto e dico cose. Molto bene. Quindi canterò delle canzoni, ma sarà anche un po' di disavventure di un cantautore femmina, ci saranno all'interno dal vivo. Quindi sarò in solo, one, per quello, cioè femmina perché sono femmina, sei, giusto? Show, perché cercheremo di fare anche dell'intrattenimento, visto che io non mi sono così turbata quando Conte disse gli artisti che tanto ci fanno, prima ha detto emozionare, poi divertire. Sì, io, sì. Cioè, comunque io spero che uno sai esca che faccio, le metti insieme tutte e due. No, ma comunque, cioè, tendenzialmente è meglio che uno esca contento, sereno, che magari si è fatto una risata anziché il lacrime distrutto. È il concetto, no? Un po' lato del divertimento. Certo. Quindi questo, e poi in realtà nel mese di settembre sono ferma sulla carta, nel senso che ho una quantità di videoclip, foto e un sacco di produzione, okay, per l'uscita dell'album da, sì, mettere insieme, e riparto poi il 7 di ottobre da Roma, dall'Istituto di Cultura Polacca, in cui farò presenterò il disco in Esperanto, ecco, insieme, esatto, che è l'altra che, grande che parte è che l'altra ti viene sempre grande parte, sì, l'altro tuo grande amore, insomma. Il mio grande amore, sì, che mi ha portato tante cose belle e che tornerà a portarmi delle cose belle, perché in teoria poi cioè, se tutto va bene, posso prendere un aereo, da metà ottobre sarò in Spagna, poi stiamo riprogrammando le date della Francia che sono saltate, certo, che erano 7, tra Francia del Sud e Francia del Nord. A fine anno sarò in Germania per due concerti, quindi a Montreal torno nel 2022, che non è, cioè, da un lato non è male pensare che sai cosa farai ad agosto 2022, è già. Dall'altra c'è ancora tanta vita, no, in mezzo, quindi però sono contenta, sono avrai positiva. Tempo per tornare a trovarci qui oppure ma no? Certo, certo, anche perché tra l'altro vabbè, vorrò andare a trovare anche la Simo e Andrea quando riprenderanno. Non li conosco, non so chi siano. Però devo dire che con voi mi sono già resa conto di aver conosciuto 3 canzoni nuove da quando sono qui che io non conosco. che infatti questa cosa è un po' strana, nel senso che magari tu mi dici ma guarda che sono usciti 4 mesi fa, non lo so. Però non, tipo prima ti ho chiesto chi è questo. Vabbè, ma ci può stare, insomma. Però perché non ascolto, e invece dovrei ascoltare anche questa musica, sì, e quindi devo allargare i miei orizzonti. Tutta un attimo, no, i miei, cioè, orizzonti, vabbè, vedi. Beh, ci sono delle cose carine. La novità di oggi qua, sì, dentro è che non sono seduto sullo sgabello. No. Quindi questa cosa mi piace perché puoi ballare. Mi permette un movimento. Di muoverti. È un balletto in diretta. Molto bene, molto bene. Quindi insomma, nonostante tutto, nonostante il lockdown, insomma, sei sempre stata in movimento, anche se non fisicamente. Ma quelle belle cose che abbiamo visto durante il lockdown, pensi che possano, diciamo, essere riprese in qualche modo? Io ricordo, insomma, sul balcone, tu, Grazie di Michele. Ah sì, quello c'era già stata questa apertura, no? In realtà sì, nel senso che abbiamo fatto con Grazia questa diretta Facebook, sì, che aveva un numero minimo di pubblico, tipo
4 persone, 5 persone che erano poi persone dello staff, insomma. Adesso in realtà a ottobre, tra ottobre e novembre, noi avevamo due date da fare a Roma con il progetto, all'interno del progetto Cantautrici, quindi grazie di Michele Rossana Casale, certo, e Mariella Nava. Eravamo 10 cantautrici coinvolte in questo festival Cantautrici su due giorni al Teatro Golden, che doveva essere 14 e 15 maggio, che sarà riprogrammato per l'autunno. Io spero di esserci, nel senso che insomma, spero di poter, insomma, riprendere parte. Con Grazia è stato molto bello suonare, sai, comunque Grazia per me quando ero ragazzina, un po', a parte che tutti un po' mi dicevano, vedendomi con la chitarra, sembri Grazia di Michele, c'è affinità, no? Sì. Per me è sempre stata la cantautrice raffinata che suona, insomma, lei è stata anche in tour con Tocchini, ha fatto delle cose meravigliose, sì. Quindi è stato molto bello poter condividere, no, la musica con lei, la sua musica, parte della mia musica. A questo punto c'è solo una cosa che non va bene: la salvia. La salvia è... sì. Bisogna che tu diventi, no, dai, un po' più brava. Aspetta, anche sulla salvia. Anche un'altra cosa. Perché fritta è molto buona. Allora, no, però ho una salvia che va molto bene e una che va molto male. Però non arrivano dallo stesso posto. Quindi io presuppongo, okay, che quella che va molto male sia nata un po' sfortunata. Forse è gelosa di quella, allora, che va molto bene. Basilico, se... no, questa ve la racconto. Allora, io in pieno lockdown ordino questa quantità di piante aromatiche da un vivaio che me le porta a domicilio, okay, decidendo così di dare sfogo a questa mia nuova passione, e ordino il prezzemolo. Sì. Ok, faccio l'ordine per me e per tutto il condominio. Molto perché quando bene. Hanno capito che così ho preso tutte le ordinazioni. E un'altra persona ha preso il prezzemolo. Okay? No. Sì, sì, due prezzemoli ci sono arrivati. Dopo 4 mesi il prezzemolo è infestante, no, cioè è tipo edera, il condominio non si vede più. La mia padrona di casa mi dice: Chiara, ma ti sei resa conto che non ci hanno dato il prezzemolo? Ma come? Ma ci hanno dato il sedano. Ma no, ma non è la stessa cosa. Ma io non me ne ero accorta, dicevo: Madonna, che foglie che ha questo prezzemolo. Bellissimo, solo che era sedano, non era prezzemolo. Incredibile. Comunque, praticamente stanno tutti bene a casa. Sì? Sia l'erba Luigia, i due rosmarini, il basilico. Ma gli hai dato dei nomi anche? No, l'erba Luigia. Scusate, cos'è l'erba Luigia? Non so, io non ho avuto il coraggio di chiedere. Cos'è l'erba Luigia? L'erba Luigia. L'erba, aspetta, si chiama anche limoncina, credo. Ma tipo lemongrass, quelle robe lì. Che ha le foglie che... L'erba cedrina. L'erba cedrina, ok. Si chiama Luigia. Ma si mangia poi? Luigia. Beh, puoi farci delle cose. Si usa, insomma. Ah, ok, sì, va bene, sì, va bene. E profuma di limone, insomma. Poi ho la menta, insomma, stanno tutti bene tranne questa salvietta. E poi io ci scriverei una canzone sulla salvia, ragazzi. Forse le fa bene. Le margherite mi sono morte rovinosamente. Ma non è più stagione ormai, era una roba da primavera, sì, le margherite. Ma mi sono durate 4 giorni, ho fatto qualcosa di sbagliato, secondo me. Non so. Le hai suonato Cocciante? E con... Guarda, questo ci proverò. Prova, non so. Allora, ricordiamolo, questa sera Chiara Raggi, ore 21:30 inizia tutto il concerto. Insomma, ricordiamoci anche Alberto Bastianelli prima, poi insieme a Massimiliano, diciamo, Rocchetta. Diciamo anche, scusa, i musicisti di Alberto Bastianelli, certo, perché lui suona, sai, io sono sempre dalla parte dei musicisti, c'ho questa cosa. Suona con i Summer Note, che sono Simone Migani, Rodolfo Valdifiori ed Enrico Montanaro. Molto bene. E poi appunto insieme a te Massimiliano Rocchetta, Michele Iaia, Piero Simoncini per, yes, questa serata indimenticabile via Cairoli 40, Corte degli Agostiniani, all'interno del mega progettone, la chiamano Rimini. Chiara, un abbraccione virtuale. Sì, anche a voi. Spero di vederti molto molto presto, molto in bocca presto al lupo per tutto e anche per la salvia. Grazie. Per la salvia non lo so, ti dirò. Va bene. Aspetto la foto, Grazie. Ciao. Ciao.